Grazie per l'invito al festival. E, niente, io direi giustamente che questo concetto di regime di guerra mi sembra sempre rilevante, ma comunque va spiegato, nel senso che quando si parla di regimi di guerra come qualcosa che oggi si presenta completamente consolidato, completamente irreversibile, e stiamo parlando non di una congiuntura, non di un momento della politica internazionale, non di un momento di crisi dentro ad una transizione, ma piuttosto di una risposta, ma piuttosto di una decisione del capitalista collettivo più o meno unito, più o meno con contraddizione, più o meno diviso in blocchi, eccetera, ma una risposta delle classi dominanti, dei soggetti diciamo al comando. Ne potremmo discutere se la Cina, ad esempio, qual sia il suo posizionamento rispetto a questa dinamica. È chiaro che la dinamica appartiene in primis a, diciamo, alle potenze occidentali, ma anche la Russia inclusa, però l'importante è di capire, come diceva Sandro nell'introduzione, cioè che il regime di guerra è una risposta, per così dire, epocale, è una fase del capitalismo, è una fase del sistema mondo capitalista in crisi e che ha questi caratteri di irreversibilità, nel senso che è maturata lungo qualche decennio, ma è precipitata giustamente rispetto a una dimensione di blocco della capacità di innovazione, di recupero, di stabilimento di ordini più o meno democratici rispetto alle dinamiche sociali, alle lotte e soprattutto alla evidente crisi dell'egemonia occidentale dal punto di vista ovviamente rispetto al sud globale. Però questo ci metterebbe un po' nella situazione che già descrivevano Beverly Silver e Giovanni Arrighi nel suo libro del 99, Caos e ordine nel sistema mondo, come un momento, no, di interregno caotico, no, di caos sistemico, che però non teneva conto di una dimensione, secondo me, fondamentale, di che giustamente la finitudine del pianeta rispetto a questa capacità di produrre ordini, di produrre spazi, tempi in cui la cooperazione sociale, il lavoro, la mobilità, i desideri, i progetti diciamo, dei soggetti subalterni possano entrare dentro di un quadro comunque diciamo dentro di quelle che erano le coordinate della globalizzazione, no? Di progresso, di sviluppo, di processo di democratizzazione e via di questo passo. Questa dimensione climatica, secondo me, rispetto a quello che diceva Sandro, il Green New Deal ad esempio, segna di finitudine, di blocco, di profondo nichilismo, di profondo pessimismo l'orizzonte delle elite capitaliste, ma non soltanto per la dimensione della finitudine delle materie prime, ovviamente il riscaldamento globale, il fatto che serve un nuovo colonialismo per avere queste materie prime necessarie anche per la transizione ecologica, ma è anche la finitudine che si è rivelata come resistenza dei corpi durante la pandemia, la resistenza alla morte, la resistenza all'abbandono, la resistenza a riprendere il lavoro quando il capitalismo globale ha dimostrato che la vita non importa, la vita è praticamente scambiabile, no? E questo io credo che segni di profondo nichilismo l'orizzonte capitalismo. È qualcosa che comunque vediamo nelle riflessioni un po' dappertutto, no? La deriva fascista di Silicon Valley, l'utopismo di Silicon Valley è diventato giustamente distopismo.
E la guerra si presenta, come si è presentata sempre dall'altro, come una istanza, come una decisione di ordine, di produzione di ordine, ma non soltanto come disciplina, repressione, dittatura, autoritarismo, ma piuttosto come un orizzonte di conoscenza, come un regime, diciamo, epistemico. Il regime di guerra è qualcosa che determina questa crisi come una dimensione di guerra, giustamente. In questo senso, tutti questi limiti vengono visti come nemici e vengono soggettivati in termini, per l'appunto, di quelli che sono i termini classici della guerra, cioè dentro un rapporto amico-nemico, no? Questo rapporto amico-nemico distrugge completamente, come qualcosa adesso abbastanza chiaro, consolidato, il diritto internazionale. Cioè questo è già successo. Quindi se pensiamo che questo sia una crisi, no, di transizione che riordinerà, no, come anche dal punto di vista, no, del multipolare, no, viene a impostarsi, a suggerirsi, no, che siamo, basta che, no, la egemonia statunitense venga meno, ci sarà una possibilità di ordine multipolare. Io non ci credo perché giustamente non ci sono più istanze di diritto internazionale, di validità, di autorità che possano reggere questo passaggio. Quindi la dinamica dei sistemi statali, la dinamica delle istituzioni globali è stata completamente catturata, completamente sussunta da questa volontà di produrre la guerra o produrre un orizzonte di regime di guerra come qualcosa, per così dire, che deve reggere un orizzonte infinito e assolutamente di incertezza. L'incertezza che è costitutiva del nostro rapporto rispetto ad esempio alla crisi climatica, no? Queste dimensioni caotiche, queste dimensioni di probabilità, queste dimensioni di tipping point che reggono giustamente questo rapporto tra natura, per così dire, e sociale, no? Se si può fare questa distinzione, sono anche introdotte rispetto all'orizzonte del governo, del comando. E quindi la guerra si introduce dentro al regime di guerra come questo orizzonte di creazione di vettore di ordine dentro a questo caos, perché ovviamente chi vince, chi impone, chi militarizza, chi comanda, comunque ha questa certezza, no, di stare nel reale in una certa posizione di controllo, no? Questo è il problema. Il problema è che le ultime promesse della democratizzazione dei rapporti internazionali, della stabilizzazione del mondo attorno a questa convenzione democratico-liberale dopo la fine del socialismo reale, è venuta meno assolutamente. Emergono dei processi che erano già in corso, pensiamo alla Russia ad esempio, pensiamo ai BRICS, pensiamo alla deriva, alla situazione assolutamente terribile, no? Dentro agli Stati Uniti e anche l'Europa che è uscita dalle elezioni presenta questo quadro giustamente dominato da questa struttura, una struttura che va al di là delle forme di governo, va al di là anche delle forme costituzionali. Cioè in questo senso c'è il regime di guerra sia in Russia che nei paesi europei, che negli Stati Uniti, ma anche nell'America Latina, nei paesi africani, come sappiamo, nell'India e via di questo passo. Il problema che si pone giustamente è come opporsi a questo regime.
cioè qual è la forma, qual è il soggetto, qual è la chiave di lettura di questa dimensione che ovviamente ci incontra senza un movimento operaio, no? Che c'era ad esempio nel 1914, no? Che è una situazione che ha qualche similitudine, no? Rispetto alla presente, e ci trova giustamente in una situazione dove quello che per noi è fondamentale come imputazione soggettiva politica, che sarebbe la moltitudine, è polverizzata giustamente addirittura per questa dinamica di guerra. Quindi il problema è che quale sia la chiave di rottura, sia dal punto di vista dei comportamenti, sia dal punto di vista dell'analisi rispetto a una dimensione che oggi continua a dominare, che si è vista durante la guerra in Ucraina e ancora con il genocidio in Palestina, ma anche rispetto alla dinamica di costruzione dei blocchi, che è giustamente il campismo, no? Il campismo funziona come una chiave di lettura per cui devi scegliere un blocco, devi scegliere un campo, no? Lo abbiamo visto come la sinistra europea è stata polverizzata completamente, comunque già era abbastanza male dalla guerra in Ucraina, cioè proprio sull'incapacità di costruire uno spazio politico, uno spazio-tempo e anche una proposta che rifiuti la guerra e che identifichi questo regime di guerra come il male in sé e non come giustamente una dimensione in cui devi scegliere. Questo ovviamente pone la pace come un orizzonte fondamentale, ma allo stesso tempo sappiamo, e non credo non bisogna approfondire troppo, che il pacifismo degli anni Ottanta, il pacifismo classico, non è abbastanza, è anche impotente, l'abbiamo visto, no? Quindi secondo me la questione si pone in questa maniera, cioè io penso che questo processo, questo regime di guerra non si capisce se non lo capiamo giustamente come una dimensione capitalistica, cioè come un periodo, una epoca del sistema mondo capitalista in cui non c'è più democrazia e soprattutto non c'è riconoscimento dell'alterità di classe, dell'alterità, l'esistenza della moltitudine come l'unica dimensione di produzione e quindi di trattativa, di riconoscimento, di welfare, di giustizia. A questo si alludeva vagamente dopo la pandemia, come diceva Sandro, con il Green New Deal, no? Dell'Unione Europea, che implicava anche la ricostruzione dei sistemi sanitari, educativi, eccetera. Giustamente come anticipazione, come risposta preventiva e annichilante rispetto alla ripresa della lotta di classe, giustamente, la lotta per il welfare, della lotta femminista, della lotta dei migranti, della lotta per il clima, il regime di guerra elimina ogni riconoscimento di questa alterità e quando, secondo me questa è la chiave, come riprendere giustamente, costruire una lotta di classe che giustamente non abbia il regime di guerra come quadro di riferimento, ma che piuttosto lo rompa. Quando parliamo di internazionalismo dobbiamo ragionare dentro a questo problema. Il problema giustamente, credo, e lascio per non parlare troppo, e giustamente quali sono le sequenze, gli schemi, i diagrammi che ci permettono di pensare che ci sia una dinamica di costruzione di un soggetto che rifiuta, che sabota, che fa esodo, ma che costruisce allo stesso tempo istituzioni, spazi, tempi, regimi di conoscenza, regimi di relazione che distruggano il regime di guerra e che anche ambiscono il potere, perché il problema quando siamo in questa dimensione è che la questione del potere, la questione della rivoluzione
è il significato vero e proprio della pace, no? Ma questa rivoluzione serve giustamente un soggetto e serve uno spazio-tempo che non sia nazionale, che non sia eurocentrico, ad esempio, e anche un soggetto e una prospettiva che abbia come compito immediato la costruzione di un altro modo di produzione. Cioè questa urgenza assoluta rispetto alla dimensione del regime di guerra, che dall'altro non è passivo ma piuttosto attivo. Che cosa vuol dire questo? Che il regime di guerra, per così dire, produce realtà e quindi produce le condizioni che lo sollecita ancora di più. Il regime di guerra è una sorta di, se vi ricordate alcuni più vecchi o cinefili, di Matrix, no? Cioè un agente Smith, nel senso che produce condizioni che sollecitano sempre una riproduzione, un punto di vista che pone la guerra come orizzonte del politico, no? Quindi questa è l'urgenza in cui siamo e che secondo me è l'assoluta urgenza che abbiamo di trovare queste risposte e di scommettere giustamente per quello che sarebbe una ripresa della costruzione di un soggetto di classe che sia in grado di aggredire il regime di guerra, ma allo stesso tempo di costruire modi, spazi, istituzioni, anche forme di democrazia transnazionali, facendo guerra alla guerra e quindi sottraendosi, sabotando, desertando, costruendo vacuole, spazi-tempi che permettano di far crollare questo regime, no?